Molto spesso i rapper tendono ad invitare colleghi nei propri pezzi, con lo scopo di creare una collaborazione di successo. Tuttavia, talvolta sono venute alla luce delle collaborazioni che il pubblico non si sarebbe mai aspettato, mentre altre che ai tempi venivano considerate come normali, oggi suscitano scalpore. Vediamo dunque i feat più improbabili. Per iniziare, prendiamo in considerazione il remix di Antisocial. Il pezzo originale, di Ed Sheeran, vedeva la collaborazione di Travis Scott, mentre nel remix si aggiunge un nome del tutto inaspettato, quello di Gali. Questi dà vita ad una collaborazione del tutto inedita, tra uno dei migliori trapper italiani, uno dei re della scena hip hop americana e uno dei cantanti più ascoltati in tutto il mondo. In questo pezzo troviamo un Ed Sheeran che incrocia il cantato al rap, su una base molto distante da quelle che di solito troviamo nei suoi pezzi. Questo fa sì che personaggi come Gali e Travis Scott si trovino perfettamente a loro agio sul beat. Nonostante ciò, una collaborazione del genere è certamente un qualcosa che ha lasciato sbalorditi la maggior parte degli ascoltatori. Se vedi sono antisocial, metto gli like agli animali. Se c'è un cane antidroga, io non sono sospettato. Passando invece alla scena italiana, troviamo forse una delle collaborazioni più particolari mai viste nello stivale. Gigi D'Alessio e Gué Pequeno con il pezzo Quanto amore si dà. I due avevano avuto occasione di conoscersi meglio nel corso della sesta edizione di The Voice of Italy e il 3 maggio 2019 fanno uscire il pezzo. Il brano ha melodie spagnoleggianti che però non mettono assolutamente in difficoltà il guercio. Il rapper infatti pare trovarsi perfettamente a suo agio anche su questa melodia molto distante dai suoi pezzi classici. Tuttavia, non è la prima volta che si mette alla prova in un pezzo prevalentemente latino. Nel lontano 2017, infatti, Gué aveva pubblicato Milionario, in collaborazione con El Micha, ma in entrambi i casi, sentirlo su dei pezzi e con dei cantanti così distanti dal suo genere, certamente non è qualcosa che tutti si aspettano. Se tra gli zero ti senti nessuno, ti giuro che lo 06 viene prima dell'1. Sempre rimanendo su Gué Pequeno, troviamo Pazzesca di Miss Keta, in cui è apparso come featuring. Il pezzo ha riscosso particolare successo ed è uno dei più apprezzati ed ascoltati di Miss Keta. Tuttavia, il featuring non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Per quanto entrambi i cantanti abbraccino la branca dell'hip hop, i due hanno uno stile completamente diverso. Butta via la Gucci parallela, te ne compro una vera. C'è la favola della favela. I Fantastici 4 è un brano di Johnny Scandal uscito diversi anni fa, quando ancora i Troop d'Elite erano uniti. Nel pezzo troviamo il featuring con due rapper allora facenti parte del gruppo, ovvero Ernia e Fobia. Quest'ultimo oggi è conosciuto con il nome di Gali. Ai tempi, la collaborazione tra questi artisti probabilmente non era qualcosa di insolito, ma riguardando il pezzo con gli occhi di adesso, sembra incredibile vedere questi tre cantanti insieme sulla stessa traccia. La prima differenza la si trova a livello di genere, in quanto Johnny Scandal ha abbracciato un tipo di rap completamente diverso da quello di Ernia e Gali. Un'altra particolarità la si trova negli ospiti della traccia. Pare che i rapporti tra i due si siano raffreddati, e dunque ad oggi sembra estremamente poco probabile vederli nello stesso pezzo. Tu puoi chiamarci che ha spaccato gli ultimi anni. Non puoi paragonare il tuo Dio con i Fantastici 4. Johnny Scandal, Fobia. Un featuring che quasi non ha bisogno di essere spiegato è quello tra Marracash e Giusy Ferreri. I due appartengono a due emisferi musicali completamente diversi, che si incontrano nel pezzo Rivincita, un pezzo energico, in cui Giusy Ferreri esprime la sua potenza vocale di fianco ad un Marracash che divora il beat. Una collaborazione che invece sembrerebbe essere del tutto normale è quella tra Sfera Ebbasta e Achille Lauro, in Ragazzi del Blocco. In realtà, i due ebbero un diverbio che portò all'allontanamento reciproco e all'uscita di Sfera dall'etichetta Roccia Music. Tuttavia, ad oggi, non sembrerebbe così strano vederli collaborare, soprattutto dopo l'esibizione di Achille a X Factor. Sfera, nelle vesti di giudice, parrebbe aver apprezzato molto l'esibizione del collega. Questo
farebbe quindi pensare che gli screzi tra i due potrebbero essere stati risolti. Siamo ragazzi del blocco come Vito e Salvo. Mamma prega poi contento, oggi suo figlio è salvo. Qua si parlano 10 lingue, arabo, slavo, dialetto, pure con la laurea non riesce a capirlo. Solo se senti il cospetto ti senti serino e poi riesci a capirlo. Ragazzi del blocco proprio come me, ragazzi del blocco proprio come te. Vogliono correre sì come quelli del blocco. No. Semaforo è spento, se è acceso passiamo col rosso. No. Abbiamo ancora invece due generi molto diversi tra loro con il pezzo Dam 2, che vede la collaborazione tra Il Pagante e Madman. La differenza di genere tra i due risulta evidente. Il Pagante si avvicina di più alla sfera della musica elettronica, mentre Madman ovviamente è un rapper. Tuttavia, nel pezzo, che è un remix di Dam, il pugliese dà prova di riuscire a incastrare rime senza alcun problema, anche su un beat molto diverso da quelli su cui è abituato a rappare. So con Eddie tutti fatti fra siamo contenti, sto weekend andiamo a Barcellona pure. Il featuring tra Gallagher e Tony, invece, potenzialmente è qualcosa che ci si potrebbe aspettare. Tuttavia, i due in passato hanno avuto screzi non da poco, e questo ha portato ad un conseguente allontanamento tra i due. Quindi, possiamo dire che Orecchini, il loro brano uscito tempo fa, anche se mai in maniera ufficiale, agli occhi di un ascoltatore oggi potrebbe non sembrare più così naturale. Quando ti vedo ti sfido il collo, 40 sacchi le spalle e l'occhio. Giro, dove sto più tranquillo, la tua diva la baby squillo. Dovrebbe nero, chi diciamo certo come sta, sta pieni. Altri due rapper che come Gallagher e Tony hanno collaborato in seguito litigato sono Maruego e Sfera Ebbasta. Qui, il rapper italo-marocchino pubblicò delle storie e ricevette anche risposta dal rapper di Cinisello. Tuttavia, i due collaborarono, come Sfera stesso ricorda nelle storie, nel pezzo Savoir Faire, uscito nel 2013. Come vale per altri casi già citati, ai tempi il featuring poteva sembrare normale, ma ad oggi, dopo gli scherzi tra i due, sembra quasi anomalo sentirli cantare insieme. Ti beviamo alla goccia come il pampero. Mi trovi nei peggiori bar assieme a Maruego. Streccio sulla base tipo Porsche Cayenne. Tipo sto flow ti si rompe in testa tipo Heineken. Il seguente è uno dei pochi casi in cui un rapper ha pubblicato un pezzo con un non cantante. Abbiamo infatti Niente Male Remix, in cui Zano, un gamer affermato, viene affiancato da Madman. Il rapper si inserisce perfettamente nel pezzo, adottando un flow che si incastra senza problemi con quello dello streamer. Certamente però non si può dire che sia un tipo di collaborazione che si è abituati a vedere nel panorama hip hop italiano. Tornando invece al mondo della musica latina, precedentemente menzionato con Gue e Gigi D'Alessio, troviamo Te Quemas Remix di Elettra Lamborghini, featuring Samurai J e Mambo Losco. La prima ha sempre abituato i suoi fan ad aspettarsi una musica dalle sonorità latine, ma il featuring con Samurai J e Mambo Losco è certamente improbabile. Infatti, i due appartengono ad un genere completamente diverso, anche se il secondo, con pezzi come Lento di Boroboro, ha mostrato come si trovi a suo agio anche nel rappare su una base reggaeton. Ha detto che vuole fare una cosa tre. Troviamo una tot e la portiamo via. La portiamo in hotel, mica a casa mia. Infine, troviamo il featuring tra Jamil e Lyong, in Animali. I due rapper avevano collaborato in questo pezzo in occasione dell'uscita dell'album del primo, Most Hated. Tuttavia, in seguito all'uscita del disco, i due ebbero svariati problemi che portarono Jamil, in Most Hated Deluxe, a trasformare il titolo del pezzo in Animal e a coprire con gli scratch di DJ Cut Real la strofa del rapper sierraleonese. Come per molti casi, anche questo pezzo, ai tempi dell'uscita nel 2018, non sembrava niente di sbalorditivo, ma dopo l'incrinatura dei rapporti tra i due, il brano non appare come un qualcosa di così naturale e normale. Siamo animali, siamo animali, lavoriamo tardi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate con gli artisti da inserire nel prossimo episodio e iscrivetevi al canale per altri contenuti simili.